Buonasera con il TG6 delle 19. In primo piano la cronaca, la Corte dei Conti ha condannato una società di riscossione del Pescarese che incassava i tributi ma poi non li versava nelle casse dei comuni per i quali lavorava. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Popoli e ce ne parla Andrea Costantini. Ha incassato i tributi dai contribuenti come da mandato, ma poi non li ha versati nelle casse dei comuni per conto dei quali agiva, bensì li ha prelevati per scopi personali dei propri amministratori. Una società di riscossione è stata per questo condannata per peculato e falso dal Tribunale di Pescara già nel 2020 ed ora è arrivata una sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei Conti che la obbliga al pagamento dell'ingente danno erariale, materiale e di servizio arrecato agli enti locali. Il modus operandi della società di riscossione è stato portato alla luce da una indagine denominata Tax Gap, partita nel 2015 e condotta dagli uomini della Guardia di Finanza di Popoli tramite intercettazioni telefoniche, pedinamenti, indagini finanziarie, perquisizioni e sequestri, un sistema già testato nel Lazio dove la medesima società aveva aperto una voragine da 2,4 milioni di euro. In Abruzzo vittime sono stati alcuni dei comuni della Val Pescara, Popoli, Turri Valignani e Letto Manopello, i cui amministratori locali avevano denunciato il mancato introito dei canoni del servizio idrico, dei consumi di energia elettrica, degli affitti di alloggi comunali. Tra gli escamotaggi utilizzati, quello della pratica ancora aperta, quindi pur avendo incassato l'importo dovuto, la società faceva risultare come esistessero ulteriori debiti fittizi, così da tenere in sospeso il versamento delle somme ai comuni. E quello della compensazione, per cui i tributi da versare erano azzerati da crediti in realtà inesistenti, vantati nei confronti dell'ente, documentati da fatture già pagate o addirittura false. Il tesoro di centinaia di migliaia di euro accumulato veniva poi prelevato in contanti, girocontato o addebitato su carte di credito. Per ripianare il buco finanziario e rimborsare i comuni privati delle ingenti somme, la Corte dei Conti aquilana ha presentato ora un conto salato, avvalorando le investigazioni condotte dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara. Una scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa abruzzese, in particolare nel Teramano. Il sisma, ha rivelato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 4.1 con profondità di 11 km. Dopo la prima scossa avvenuta poco dopo le 13 ce ne sono state altre due, una alle 13.32 di magnitudo 2.4 e l'altra alle 13.39 di magnitudo 3. L'epicentro è al largo della costa marchigiana nella provincia di Ascoli Piceno. Per qualche ora Trenitalia ha sospeso il traffico ferroviario lungo la linea adriatica tra Ancona e Pescara per permettere ai tecnici di verificare lo stato dell'infrastruttura. Paura anche in Abruzzo, a Giulianova ad esempio diverse persone sono scese in strada allarmate, ad ogni modo nessun danno a edifici o persone, fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Proseguiamo con la sanità. Il sindacato degli infermieri, il NURSIND, a causa dell'affollamento nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in alcuni reparti, chiede all'ASL di aumentare i posti letto nei presidi ospedalieri di Popoli e Penne per decongestionare il Santo Spirito. Paolo Renzetti. Il sindacato degli infermieri NURSIND di Pescara denuncia criticità relative alla situazione del pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo adriatico. L'elevato afflusso di pazienti, dice il sindacato, risulta infatti insostenibile in quanto gli spazi sono inadeguati per il numero di pazienti da trattare ed è impossibile rispettare le distanze di sicurezza. Il pronto soccorso non riesce più a fare il suo lavoro, cioè quello di dare risposte rapide a richieste dei cittadini, in quanto si è trasformato, dice il NURSIND, in un reparto multidisciplinare che non fa più solo accertamenti e prestazioni di emergenza urgenza. Vista la carenza di posti letto nei reparti del presidio ospedaliero di Pescara, dove spiega il sindacato mediamente e giornalmente stazionano 70-90 pazienti, si chiede il potenziamento dei posti letto presso gli ospedali di Popoli e Penne per poter trasferire i pazienti che non riescono a trovare posto all'ospedale Spirito Santo. Adesso che si avvicina l'estate ci sarà un grande aumento di afflusso al pronto soccorso e quindi la permanenza nel pronto soccorso di Pescara aumenterà di molto le ore, praticamente i tempi di attesa
tra l'entrata e l'uscita possono passare anche diversi giorni e questo provoca naturalmente ritardo anche nell'erogare prestazioni. Il pronto soccorso dovrebbe erogare prestazioni, diciamo, immediate, brevi, non permanenza all'interno del pronto soccorso, perché dovrebbe essere stabilizzati e inviati ai reparti. Il problema è che nei reparti non ci sono i posti letto. Questo è dovuto al fatto che da anni praticamente hanno ridotto i posti letto nei presidi più piccoli, hanno riduzione dei servizi. Una problematica questa che rischia di accentuarsi nel periodo estivo, quando notoriamente gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara aumentano ancora. Sì, aumentano ancora anche perché verso l'estate si va incontro più a incidenti stradali, quindi incidenti in moto, i pazienti arrivano anche da fuori ASL di competenza nostra, quindi da Chieti, da Basso Chieti, quindi da Vasto, San Salvo e all'interno. Ma il problema principale del pronto soccorso attualmente è quello dell'ingorgo dei pazienti che non riusciamo a ricoverare nei reparti. E quindi il pronto soccorso svolge oltre all'attività di emergenza urgenza, svolge anche attività di reparto, quindi assistenza ai pazienti che rimangono da noi per giorni. Il bollettino Covid: sono 526 nuovi casi di positività registrati oggi in Abruzzo, nelle ultime 24 ore eseguiti 1625 tamponi molecolari e 3121 test antigenici, il tasso di positività è dell'11%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi, si tratta di una 87enne e di un 80enne in provincia di Teramo. Il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia in Abruzzo è di 3344. I guariti delle ultime ore sono 930, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 16.825, 406 in meno rispetto a ieri. Di questi 163 pazienti, 9 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 2, 1 in meno sono quelli in terapia intensiva, mentre i restanti sono ovviamente in isolamento domiciliare. Del totale dei nuovi casi, 101 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 164 a quella di Chieti, 134 a quella di Pescara e 133 a quella di Teramo. Cambiamo argomento, la crisi dei bagnini che sta mettendo in difficoltà la maggior parte degli stabilimenti balneari in Italia avrebbe risparmiato per questa stagione la nostra regione. Stefano Recanati. A livello nazionale manca circa il 30-40% dei guardaspiaggia necessari per garantire la sicurezza dei bagnanti. Questa la stima del sindacato balneari di Confcommercio, una problematica che non sembra riguardare la nostra regione. A confermarlo Cristian Di Santo, presidente di Lifeguard, la compagnia del mare, che in Abruzzo è operativa con 300 bagnini e con richieste anche in Lazio e nei resort. Quest'anno siamo riusciti a coprire tutte le postazioni, quindi tutti i litorali di cui hai appena parlato, in maniera veramente splendida, con uno staff e un gruppo di ragazzi affiatati, una grandissima squadra. Sicuramente sarà dovuta a tutta la formazione che abbiamo fatto negli anni e anche d'inverno nel comunque formare e reperire personale. Per quanto riguarda in Italia, sicuramente si è registrata una flessione, ma una flessione generale che non riguarda solo i bagnini, ma riguarda tutto il settore lavorativo stagionale. Ma dirò di più, non è una flessione nazionale, ma una flessione europea addirittura. La flessione registrata può essere attribuita al Covid e alla conseguente chiusura dei centri natatori in inverno, che hanno rallentato le attività. È una delle motivazioni principali, quella della mancanza dei bagni in Italia, proprio perché durante il Covid, diciamo, molte strutture, molte piscine sono state chiuse e quindi abbiamo meno ragazzi brevettati a livello nazionale e quindi probabilmente abbiamo meno ragazzi disponibili per lavorare. Possiamo sfatare il mito del reddito di cittadinanza? Assolutamente sì, perché i ragazzi non prendono il reddito di cittadinanza, non possono prendere il reddito di cittadinanza, sono dei ragazzi studenti, quindi è un settore che va escluso il reddito di cittadinanza. Sono tutti discorsi che non c'entrano nulla con il personale, almeno per quanto riguarda il salvataggio. Forse potrebbe essere diverso quando parliamo di camerieri, cuochi o chef o altre persone. Cosa si sente di raccomandare chi usufruisce della spiaggia di stare attenti
di ascoltare le indicazioni che danno proprio i bagnini. In questi giorni, tra domani e dopodomani, si avrà una forte perturbazione e diciamo ai bagnanti di stare attenti quando le condizioni meteo marine non sono favorevoli, non entrate in acqua, mettete a rischio la vostra vita e soprattutto anche quello dei ragazzi che poi alla fine sono i nostri figli. Al mare si va per divertirsi senza rischiare la propria vita. A Pescara è notevolmente aumentato il numero dei parcheggi a pagamento e anche in alcuni casi i costi. I sindacati criticano la scelta e invitano l'amministrazione a rivedere per l'appunto queste decisioni. Vediamo. I sindacati non nascondono rammarico e delusione per la situazione che si è venuta a creare a causa dell'aumento del costo dei parcheggi nella città di Pescara, una città, quella del capoluogo adriatico, tradizionalmente a vocazione commerciale e turistica, che in questi due anni a causa della pandemia ha sofferto per la perdita di posti di lavoro e di tante chiusure di attività commerciali. Se a questa crisi economica ed occupazionale, spiegano i sindacati, si aggiungono i rincari del costo dell'energia e dei carburanti e la perdita del potere d'acquisto di pensioni e salari a causa dell'inflazione, non è assolutamente comprensibile la logica degli aumenti delle tariffe per il parcheggio, visto che Pescara ogni giorno è raggiunta da pendolari che vi si recano per lavoro e a cui si sommano i residenti e tutti coloro che giungono nella città per varie ragioni, commercio e turismo in primis. Innanzitutto noi abbiamo preso questa posizione perché è incredibile quello che sta succedendo, meno spazi bianchi intendo i parcheggi non a pagamento e molti nuovi parcheggi con le strisce blu. Considerando che l'anno scorso c'erano molto meno strisce blu, addirittura noi siamo passati da due anni fa dove non si pagava la sosta a lungomare, si pagava la domenica, il sabato ed agosto, l'anno scorso è passata a 3, quest'anno è passata a 5. A noi ci sembra una politica molto semplice da far aumentare le tasse, sembra i soliti noti, perché non ci dimentichiamo che lavoratori, lavoratrici, pensionati già pagano l'IRPEF, pagano l'IVA e pagano tante altre cose. Magari ci saremmo aspettati dal Comune e dalla Regione una riduzione dell'IRPEF visto quello che sta succedendo. Ad oggi la benzina è ritornata a 2 euro, le bollette sono alle stelle, ma vogliamo continuare a massacrare i cittadini? Noi pensiamo che sia una politica sbagliata, CGL e CISL e UIL pensano che sia una politica sbagliata e soprattutto è una politica molto semplice. Mettere solo le tasse. La pagina delle amministrative, dopo la candidatura del 2017, Angelo Di Nardo tenta nuovamente la corsa alla carica di sindaco nella città di Ortona. Consigliere di minoranza uscente, Di Nardo punta molto anche sulle contrade che secondo lui sono state abbandonate negli ultimi anni. Ascoltiamolo. È una coalizione appunto che è nata già dal 2017, che si è strutturata, consolidata, abbiamo aggiunto mattone dopo mattone per arrivare ecco, a questa candidatura che nasce nel centrodestra e quindi con un progetto politico come base e allargato a movimenti civici dove cittadini comuni hanno deciso di sposare questo progetto che si pone l'obiettivo ambizioso di andare ad amministrare Ortona. Come già detto anche in precedenti occasioni, noi abbiamo in mente un piano di interventi sulle contrade. Ortona oggi è una città dove si sono accentuate le disuguaglianze e la distanza tra periferia e centro sembra incolmabile. Abbiamo addirittura delle zone della nostra città totalmente sprovviste di illuminazione, mancano marciapiedi, manca il completamento della rete metanifera, l'allaccio alla rete fognaria. Ortona quindi ha bisogno di un piano di interventi serio per le contrade. Possiamo farlo utilizzando le risorse presenti all'interno del PNRR, ad esempio. Ci sono bandi come il recupero dei borghi a cui Ortona sta incredibilmente mancando. Pertanto noi abbiamo in mente di modificare da subito il piano triennale delle opere pubbliche e intervenire con urgenza su tutte le contrade. Ortona, lo voglio ricordare, è soprattutto contrade perché abbiamo oltre 50 tra frazioni, ville e contrade che rendono il nostro territorio, il nostro comune, il secondo per estensione territoriale dopo Atessa nella provincia di Chieti. In vista delle votazioni del 12 giugno ci saranno appunto, come dicevamo, le amministrative in 49 comuni abruzzesi, 5 dei quali hanno più di 15.000 abitanti e quindi potranno andare al ballottaggio.
A tal proposito, la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo ricorda che proprio in questi 5 comuni, quelli con oltre 15.000 elettori, è possibile anche esercitare la doppia preferenza di genere votando un uomo e una donna appartenenti alla stessa lista. Tania Bonici Castelli. La doppia preferenza di genere è ancora molto poco praticata e la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo ricorda a tutti che è una grande opportunità. Domenica 12 giugno, dove si vota per il rinnovo delle amministrazioni locali nei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, si possono esprimere due preferenze scrivendo il cognome di un uomo e di una donna. Le preferenze devono essere manifestate esclusivamente per i candidati che appartengono alla stessa lista. Far crescere la presenza delle donne nei consigli e nel governo delle amministrazioni locali, come dimostrano i dati, migliora la pubblica amministrazione e la politica. Infatti c'è ancora molta strada da fare per un'equilibrata rappresentanza. Le donne, fino a 76 anni fa, non potevano nemmeno votare. La prima volta che hanno votato, nel 1946, furono elette solo 21 donne in Parlamento e meno di 1.000 in tutti i consigli comunali italiani. Oggi sono il 33% in Parlamento e sono state elette migliaia di amministratrici, anche se si registra solo il 12% di donne sindaco. Nell'indice sull'uguaglianza di genere 2021 in Europa l'Italia ha ottenuto un punteggio di 63,8 su 100, più 0,3 rispetto al 2020. Il punteggio è inferiore alla media dell'Unione Europea di 4,2 punti, ma l'Italia è tra i paesi che nell'ultimo ventennio hanno fatto registrare i maggiori progressi tra tutti gli Stati membri dell'Unione, migliorando di 12 posizioni la sua graduatoria dal 2005 e di 7 posizioni dal 2010, raggiungendo il 14° posto tra i 27 stati. Le donne, non c'è dubbio, hanno dimostrato di saper amministrare con grande competenza e oculatezza. Il 12 giugno non perdiamo l'occasione di votarle. La Direzione Generale della ASL di Pescara ha presentato OARM, in funzione già da un mese nel reparto di neurochirurgia, con diversi vantaggi per le operazioni e l'abbattimento dei costi delle sale operatorie. Vediamo. Da oltre un mese è attiva presso la sala operatoria di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara l'apparecchiatura radiologica denominata OARM, un apparato che, collegato al sistema di neuronavigazione già presente, permette in tempo reale il controllo di tutte le manovre necessarie al corretto svolgimento di particolari e complessi interventi di chirurgia vertebrale. Il sistema OARM fornisce una soluzione completa e di facile utilizzo per le procedure strumentate di chirurgia vertebrale, offrendo imaging intraoperatorio multidimensionale di elevata qualità e la possibilità di acquisire immagini fluoroscopiche 2D e 3D e visioni multipiano che consentono di migliorare il processo clinico decisionale. Questa apparecchiatura ci consente di fare un salto di qualità, nel senso che il paziente prende è un'apparecchiatura che utilizza i raggi X, come abbiamo già detto, ma l'esposizione del paziente è minore, viene fatta un'unica scansione. In tempo reale vengono acquisite le immagini nei tre piani, quindi altezza, larghezza e profondità, e viene trasmessa a un navigatore che guiderà poi la nostra mano nel procedere nell'intervento. Il concetto qual è? Sembra facile dire mettiamo una vite, ma stiamo parlando di una struttura, la colonna vertebrale, che all'interno contiene il midollo spinale, i nervi radicolari, quindi lo sbaglio può danneggiare il paziente. Con questa apparecchiatura lo sbaglio si riduce quasi a zero. Noi abbiamo ridotto del 25% i tempi di esecuzione di molti interventi chirurgici, ma noi siamo costretti a fare questo anche perché oramai abbiamo le sale operatorie piene, cioè noi operiamo dalla mattina alla sera tutte le patologie possibili e immaginabili, e quindi ci siamo dovuti preoccupare di aggiornare anche il nostro parco tecnologico, riducendo anche quelle che sono le liste attese, che oltre alle patologie che vengono eseguite in urgenza e emergenza abbiamo anche le patologie ordinarie. Quindi con tutto l'apporto tecnologico che noi possiamo usufruire abbiamo ridotto anche quelle che sono gli accessi in sala operatoria, che sono stati accelerati nel tempo più breve possibile. Andiamo ad Atri, il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi ha evidenziato come procedano spediti i lavori per la realizzazione del nuovo commissariato. Ora, salvo imprevisti nel reperire i materiali, la struttura, che ospiterà anche il centro operativo comunale, sarà pronta entro la fine di quest'anno. Nuova sede del commissariato ad Atri, ci siamo quasi, ecco, i lavori proseguono, è una buona notizia.
Sì, i lavori proseguono secondo il calendario fissato, ecco, entro fine anno dovrebbe essere finito sia il commissariato di Polizia di Stato, quindi una promessa mantenuta da parte dell'amministrazione con un corposo anche impegno economico, proprio perché la città è profondamente legata a quella che è la storia del commissariato in Atri, alla sua permanenza in Atri e anche della sede, della nuova sede Comcoc. Insieme a queste ci saranno anche delle palestre, che comunque sarà un'area che si va a riqualificare, un'area importante. Sì, indiscutibilmente è un'area che si accresce di servizi, non solo per quanto riguarda il commissariato che viene in realtà delocalizzato di pochi metri rispetto a quella che è la sede attuale, ma anche questa sede di Comcoc che sarà in periodi di non emergenza una palestra, e quindi diciamo che quell'area unitamente all'ospedale, all'eliporto e ai vicini carabinieri sicuramente diventerà un punto di forza sotto il profilo della sicurezza. Ecco, sicurezza appunto che si va a rafforzare sia su Atri ma anche per tutti i comuni circostanti. Indiscutibilmente sia per quelli della costa di Pineto e di Silvi ma anche di Roseto che fa parte comunque del bacino di Atri per quanto riguarda il commissariato di Polizia di Stato e anche ovviamente per le aree interne della Vallata del Fino. In vista del 2028 iniziano i preparativi per candidare Chieti capitale della cultura. In questo riconoscimento ci crede l'amministrazione e anche l'associazione degli Achilliani. Selenia Secondi. Chieti si candida per diventare capitale della cultura. A chiederlo con un progetto chiamato La Storia Siamo Noi e l'Associazione degli Achilliani, che rivendicano le origini di Chieti legate al mito di Achille. Obiettivo: si punta a rilanciare il turismo culturale della città in vista dell'anniversario nel 2028 per i 300 anni dalla nascita dell'illustre concittadino, l'economista Ferdinando Gagliani. Ma il progetto principale è quello di riunire una serie di persone competenti che vogliono rilanciare questa città sia da un punto di vista culturale che turistico, e il progetto è questo, di concerto con il Comune di Chieti, a cui faremo delle proposte importanti anche stamattina, cerchiamo di rilanciare e di portare questa città a essere candidata come capitale italiana della cultura. Noi abbiamo musei storici importanti, abbiamo reperti storici importanti, è una città con palazzi antichi, anche se purtroppo ahimè al momento abbandonati, abbiamo tutte quelle qualità che possano dare concorrenza a questa città per essere scelta capitale italiana della cultura. Mi auguro che l'amministrazione comunale sia concorde con questo nostro progetto e soprattutto ci sia una rivitalità della città che al momento non è latente. Insomma. Dal canto suo l'amministrazione è già al lavoro per ottenere il riconoscimento di capitale della cultura. A tal fine è importante costruire percorsi di progettazione, di collaborazione e di finanziamento con tutti gli enti deputati al turismo culturale, tra i quali i siti UNESCO, così come è importante migliorare l'offerta culturale entrando nei programmi europei di Horizon. Tantissimi sono i progetti che abbiamo messo in campo, tutti questi progetti poi confluiscono nel finale ad un'ambizione che è quella che noi abbiamo esplicitato già dai tempi della campagna elettorale, di avere questo riconoscimento quantomeno con un dossier di candidatura importante tra le 10 città più importanti per la cultura, e magari chiaramente l'ambizione massima sarebbe quella di ottenere proprio il riconoscimento di capitale italiana della cultura. E ora lo sport con il calcio, ancora pochi giorni e si conoscerà il nuovo allenatore del Pescara. In pole position c'è Zdeněk Zeman, che tornerebbe per la terza volta in riva all'Adriatico, una scelta che nel caso sarà sicuramente destinata a far discutere. Cresce l'attesa per il nuovo allenatore del Pescara. In tal senso sono in ascesa le quotazioni di Zdeněk Zeman, che potrebbe tornare per la terza volta sulla panchina biancazzurra. Una scelta del DS in pectore Daniele Dellicarri, che in passato ha lavorato e vinto un campionato di B col Boemo. Era il Pescara delle Meraviglie 2011-2012. Una scelta che potrebbe dipendere anche dalla volontà del gruppo di imprenditori, che a breve acquisirà una fetta del capitale sociale del club. Zeman è in vantaggio sugli altri candidati accostati al Delfino, ma
che in questa settimana e almeno fino a stamani non avevano avuto ulteriori contatti con i dirigenti biancazzurri Bruno Caneo e Alberto Colombo, che erano stati sentiti la scorsa settimana. Con Caneo era stato fissato anche un incontro poi disdetto. Federico Guidi è stato visto la sera prima dell'incontro decisivo che lo ha portato alla firma con la Roma Primavera. Indietro, ma non ancora da escludere, la pista Mirko Cudini. La situazione di Zeman è davvero particolare, quasi paradossale. Una parte della tifoseria adora il boemo, una parte no. Eloquente lo striscione della curva dello scorso weekend che ha accomunato Zeman a Dellicari e Sebastiani. Non solo, il presidente più di una volta in maniera esplicita ha dichiarato che per lui il ritorno del tecnico di Praga è un no secco, legato agli strascichi dell'esonero del 2018, preceduto e seguito da grosse tensioni tra allenatore e massimo dirigente. Dopo quello che è successo negli ultimi anni a Pescara, con risultati scadenti e 8 allenatori avvicendati, è proprio Zeman la scelta migliore? Se, come sembra, è lui il prescelto, a Dellicari, cui Sebastiani dice di aver conferito mandato in pieno sulle scelte tecniche, toccherà fare un importante lavoro di mediazione. Non tanto ora, dove tra qualche sorriso di circostanza la stagione sarà agli inizi, quanto al momento del calcio giocato. Cosa accadrà alle prime difficoltà? Altra domanda lecita, e poi la scelta migliore riportare per la terza volta Zeman in una piazza dove si sono registrati spesso dei ritorni importanti, ma il rendimento è stato spesso al di sotto delle precedenti parentesi? Basti pensare a Massimo Oddo, Luciano Zauri, Antonio Balzano, Lejan Memusciai, Riccardo Maniero. Intanto si attendono le ufficialità anche sul fronte societario, con la deadline fissata da Sebastiani a metà del mese. Lo stesso massimo dirigente detiene il 69,5% del capitale sociale, gli Annascoli tramite Civmav e Mesa sono al 10% e manterrebbe la maggioranza relativa del club qualora cedesse fino al 34% delle proprie azioni. Subito dopo ci sarà l'ufficializzazione di Daniele Dellicari. Cerimonia inaugurale ieri per gli europei di calcio a 5 per non vedenti che scatteranno domani al Poggio degli Ulivi, finalissima prevista per il 17 giugno. Scatteranno domani sui campi del Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo i campionati europei maschili di calcio a 5 B1 non vedenti. Ieri la cerimonia inaugurale al Teatro Marrucino di Chieti, con l'arrivo e la sfilata delle nazionali in competizione e poi i canonici saluti istituzionali, il tutto allietato dal concerto dell'Academy del maestro Giuliano Mazzoccante. Particolare soddisfazione per il presidente della FISPI, cioè Federazione Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, il teatino Sandro Di Girolamo. È un evento importantissimo, un evento internazionale che abbiamo il piacere di proporre all'Abruzzo, ma diciamo a tutta l'Italia, e far vedere, far conoscere l'Abruzzo non solo sulla parte diciamo sportiva, sulla parte organizzativa, ma anche culturale, storica e anche culinaria. Le nazionali sono state divise in due gironi da 5 squadre. Nel gruppo A c'è l'Italia, con Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel girone B, con i campioni in carica della Spagna, ci sono Inghilterra, Germania, Romania e Polonia. Primo match domattina alle 9 tra Polonia e Spagna, poi alle 11.30 debutto dell'Italia contro la Francia. Beh, qui abbiamo diciamo i migliori d'Europa, quindi è un campionato europeo, là i ragazzi sono molto forti e sicuramente vedremo delle bellissime partite e direi che vedremo un bellissimo calcio a 5. E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò, la trasmissione dedicata al ciclismo di Luciano Rabbottini e Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.